chi era il direttore Francesco Piero Franchi, mi pare. Allora, buongiorno a tutti, grazie. Grazie dell'invito. In prossimità del giorno della memoria mi è stato chiesto di fare un intervento che fosse in qualche modo connesso a questo momento del calendario civile e in particolare qualcosa che è legato al nostro territorio. Visto arrivare e partire. Ha interpretato correttamente, signora, esattamente. Visto arrivare e partire. L'ho ritagliato da un documento, uno di quelli che scorreranno dopo e che vedremo e che cercherò di commentare accompagneranno questa mia relazione. Di che cosa parliamo? Parliamo di un fenomeno e di una storia assai poco nota, ma che ha interessato la nostra provincia, insieme a molte altre province del nostro paese, dell'Italia, e che riguarda l'interramento di ebrei nel nostro territorio, in una quindicina di comuni del nostro territorio nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In effetti furono migliaia di ebrei stranieri che si trovarono durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale ad essere ricollocati in vari posti del nostro paese, e adesso cercheremo di ricostruire un pochino la vicenda. Tutta la storia comincia essenzialmente nel 1941, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia ripartecipa, vi ha preso parte dal giugno dell'anno precedente, e nella primavera del 40, nell'aprile del 40, assieme alla Germania nazista, l'Italia fascista invade la Jugoslavia e la smembra. Questo attacco fortunato, che nell'arco di poche settimane consente di conquistare tutto il paese, provoca uno smembramento letterale del paese, della Jugoslavia. Per esempio, all'Italia spetta il controllo della Slovenia meridionale, che diventa un protettorato italiano con la capitale a Ljubljana. La Slovenia settentrionale viene annessa al Terzo Reich, così altre zone, la Serbia, occupazione militare tedesca, ci sono delle zone assegnate agli ungheresi, viene costituito lo Stato di Croazia guidato dagli Ustascia, quindi da una componente nazifascista della slava. All'interno della Croazia c'è tutta la fascia costiera, che però è di fatto controllata militarmente dagli italiani e dai tedeschi, per cui gli italiani controllano anche parte delle isole dalmate. Cosa succede nel corso di questo periodo? Che gli italiani prendono possesso di un territorio e devono controllarlo militarmente anche, oltre che sul piano del controllo sociale quotidiano. Non sono solo dunque autorità civili semplicemente, ma anche militari, e naturalmente uno dei primi problemi è reprimere ogni forma di opposizione. E nello stesso tempo, in forza della politica ormai avviata da diversi anni sia in Germania che in Italia, c'è anche il problema di controllare e gestire gli ebrei. E gli ebrei ce ne sono molti, ci sono molti oppositori civili, e questi verranno internati in molteplici campi che si troveranno, mi ho messo un paio di immagini che rappresentano le rappresaglie italiane nei confronti dei civili sloveni, che sono spesso molto dure. Queste sono scene di fucilazioni, e qui sono altri civili che vengono condotti, non sappiamo bene se alla fucilazione o in qualche luogo di prigionia. Vengono aperti dei campi di internamento italiani, sia nella zona dell'Istria e delle isole dalmate, questo per esempio ad Arve, un campo di internamento. Le immagini sono raccapriccianti, non hanno niente da invidiare a quelle dei campi tedeschi. E come ne vengono aperte nelle zone occupate, altri se ne aprono in Italia. Questo per esempio è il campo di Remigi in Toscana, destinato ad accogliere slavi civili, oppositori politici naturalmente, antifascisti, antinazisti, non ebrei. Ma c'è anche il problema ebraico, che non è di poco conto. In effetti in Slovenia si trovano parecchie persone di etnia, che appartengono al popolo ebraico. Sloveni o di altre nazioni che magari da anni
si trovano in Slovenia, nelle zone alluviane, in altre zone della Slovenia meridionale, e nel frattempo però in quelle stesse zone controllate dagli italiani arrivano molti ebrei da altre parti della Jugoslavia, dalla Croazia, dalle zone controllate, dalla Slovenia settentrionale, quindi le zone controllate dai tedeschi, si riversano quanto più velocemente possibile nella zona controllata dagli italiani. Perché? Perché fuggono sia i nazisti che gli Ustascia. Naturalmente non hanno la possibilità di imbarcarsi su una nave, prendere il largo e andarsene altrove in America o in altri, o in Inghilterra, in posti tranquilli. Possono solamente scappare da quelli che sono gli oppressori più violenti e cercano rifugio nella Slovenia italiana perché ritengono che sia meno pericoloso. Ci sono diversi documenti conservati all'archivio centrale dello Stato di Roma che testimoniano questo fatto. In particolare ci sono relazioni delle forze dell'ordine italiane in Slovenia che, comunicando al Ministero degli Interni quello che sta avvenendo, registrano appunto l'arrivo di ebrei che si rifiutano, così dicono i documenti, di tornare da dove sono venuti perché temono per la propria incolumità. Dunque l'Italia si trova a gestire una grande quantità di oppositori antifascisti, non ebrei, e naturalmente anche molti ebrei, che sono migliaia alla fine. Oltre a questi ce ne saranno altri che verranno arrestati a Bengasi, anche a Rodi, e che verranno poi condotti in Italia. In Italia verranno dunque aperti moltissimi, molti campi, davvero molti campi, che qui sono rappresentati dai triangoli, da questi triangolini neri, molti campi che sono destinati all'internamento del concentramento, lo chiamano in Italia, si chiama internamento, di questi ebrei. Sono molti, il più importante di questi è il campo di Ferramonti, in provincia di Cosenza, è il più importante perché fu il più grande, eccolo qui, ma come vedete sono veramente tanti, e dislocati soprattutto nell'Italia centro-meridionale, poco al nord, anche se al nord esistevano dei campi, non necessariamente per ebrei comunque. Scusatemi. Ora, il fenomeno dell'internamento di questi ebrei però prende due strade diverse. Allora, innanzitutto diciamo che gli ebrei sono gestiti dal Ministero degli Interni, altri prigionieri che si trovano in altri campi sono gestiti dal Ministero della Guerra, gli ebrei sono gestiti dal Ministero degli Interni, in modo particolare dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Lo diciamo perché sarà sempre il Ministero a tirare le fila. Ossia qualsiasi ordine che riguarda uno di questi ebrei internati, stranieri internati, o qualsiasi richiesta che questi ebrei presentano alle autorità, deve passare il vaglio del Ministero. E quindi si crea una catena di comando che parte da Roma, attraverso il Ministero arriva alle prefetture sul territorio, da queste ai podestà e ai carabinieri, alle forze dell'ordine, alla questura, oppure a chi dirige i campi. Perché dico oppure a chi dirige i campi? Perché in realtà il fenomeno non riguarda semplicemente l'apertura di campi di internamento come quelli indicati da questa immagine, o come appunto il campo di Ferramonti. Subentra infatti ad un certo punto una scelta parallela ma diversa, ossia si crea il fenomeno dell'internamento libero, che è un ossimoro che serve a indicare uno stato sostanzialmente di semi-libertà di questi ebrei, paragonabile a quello che al confino che il fascismo aveva utilizzato dalla metà degli anni 20 fino al suo esaurimento nei confronti di migliaia di italiani antifascisti. Potevano essere incarcerati, imprigionati, messi a tacere con la forza, con la violenza, a volte con la morte, oppure potevano essere confinati in luoghi dispersi dell'Italia per metterli un po' fuori combattimento, diciamo così, per renderli innocui, inoffensivi. Ecco, uno strumento analogo viene adottato nei confronti di migliaia di questi ebrei stranieri. Lo chiamano internamento libero. Questo internamento libero riguarda in realtà tutto il suolo nazionale, sono davvero tantissime, decine le province interessate da questo fenomeno. Il Veneto come regione sarà una delle più toccate dal fenomeno dell'internamento di questi ebrei.
A parte la Calabria, dove c'era appunto il campo di Ferramonti, che arrivò che vide passare migliaia di persone, il Veneto è senz'altro la regione più colpita da questo fenomeno. Dentro il Veneto c'è anche la provincia di Belluno. Intanto, che cos'è questo internamento libero? È appunto una sorta di semilibertà. Ci sono documenti come quelli che riporto in queste immagini, che naturalmente non riuscirete a leggere, ma insomma che vi descrivo velocemente. Questo è del comune di Feltre ed è destinato a definire l'internamento di un internato in particolare a Feltre, mentre queste sono le norme generali. Allora, innanzitutto si prevedeva che i podestà aprissero dei fascicoli intestati ad ogni ebreo oppure al capofamiglia. In questi fascicoli confluivano tutti i documenti che riguardavano questa persona. Fascicoli analoghi, però contemporaneamente, venivano aperti anche a Roma al Ministero degli Interni. Infatti oggi, se si vuole ricostruire questa storia, ci sono due percorsi sostanzialmente che si possono seguire. Primo, andare a Roma, all'archivio centrale dello Stato, dove sono conservati moltissimi documenti. Secondo, andare negli archivi comunali dei comuni interessati. E lì ancora si dovrebbero trovare i fascicoli intestati a queste persone. Non è purtroppo sempre così. A me è capitato di ritrovare quelli di Mel, di Longarone, a Feltre li ho trovati, ma in altri comuni, di cui parleremo anche tra poco, non è stato più possibile trovare praticamente nulla. C'erano, sono scomparsi. Chissà se sono scomparsi semplicemente per incuria, magari sono stati infilati in qualche busta e nessuno si ricorda più dove, o se sono andati veramente smarriti magari in un traslogo dell'archivio. Sarebbe interessante riuscire a recuperare anche i documenti sul territorio, perché si potrebbero incrociare con quelli di Roma, perché sono sostanzialmente fascicoli analoghi, ma i documenti non sono sempre identici, per cui sarebbe bello riuscire a metterli assieme. Al di là di questa questione, che è, diciamo così, burocratica, ci sono poi le regole che riguardano gli stessi internati. Per esempio, salvo giustificati e provati motivi, gli internati non possono uscire dal luogo dove alloggiano prima dell'alba e rincasare dopo l'Ave Maria. Quindi queste persone possono uscire solo di giorno, di notte devono rigorosamente stare in casa. Ma anche quando escono, di giorno hanno un perimetro determinato entro cui muoversi. I documenti, come in questo caso, lo dicono chiaramente: il perimetro entro il quale l'internato sopra descritto, attualmente alloggiato in via Giovanni Davidor numero 9, può liberamente circolare in Feltre, è stabilito come segue: viale Mazzini fino all'altezza della caserma Zannettelli, e poi via via si indicano appunto le vie che descrivono il perimetro entro cui l'ebreo si può muovere. Al di fuori non ci può andare. Certo, naturalmente in uno stato di semilibertà teoricamente si può immaginare che questi ebrei prendano e scappino. Non è così, perché immediatamente vengono privati dei documenti. I documenti vengono tenuti presso l'archivio del comune, del municipio. Tanto è vero che ancora adesso è possibile trovarne alcuni. Non hanno denaro, perché tutto il denaro viene sequestrato e confiscato, viene proprio sequestrato e tolto dalla disponibilità degli ebrei, e a loro viene restituito giorno dopo giorno in cifre molto basse, che non devono comunque superare le 100 lire, da qualche parte è scritto così. Gli internati non devono possedere somme eccedenti le lire 100. In questo modo li si mette nelle condizioni di non potersi spostare, sono in un territorio che non conoscono, senza documenti e senza denaro, quindi difficilmente possono scappare. Nel contempo è vietato loro avere rapporti con le persone del posto, non possono intrattenere relazioni con le persone del posto, non possono pranzare, salvo eccezioni ammesse solamente attraverso un'autorizzazione ufficiale, non possono pranzare in luoghi pubblici. La loro posta è sempre sottoposta a un controllo, a una censura, sia la posta in arrivo che la posta in uscita, dopo vedremo anche un esempio di questo. Quindi sostanzialmente sono messe devono rispondere agli appelli, alla mattina, a mezzogiorno e alla sera. Quindi devono dimostrare 3 volte al giorno ai carabinieri di essere presenti. Quindi sostanzialmente sono in uno stato di semilibertà.
che consente loro di trascorrere una vita non del tutto normale, neanche una cattività, una prigionia così, così pesante e feroce. Qualcuno ha chiamato questa fase, relativamente agli ebrei internati, una sorta di rifugio, un momento di pausa tra la fuga che hanno dovuto fare precedentemente e i rischi a cui vanno incontro successivamente. E in alcuni casi forse è proprio così. Resta il fatto che queste persone non sono colpevoli di nulla, ma sono, non sono libere di fare quello che vogliono, sono private dei propri diritti. Il fenomeno, come dicevo, interessa anche la provincia di Belluno. Sono sostanzialmente 16, per quello che ho potuto appurare dei documenti, i comuni interessati da questa vicenda. Domegge, Falcade, Cencenighe, Agordo, Forno di Zoldo, Belluno, Puos d'Alpago, Selico, Mel, Feltre, Quero, Fonzaso, Lamon, e sono i comuni più interessati dal fenomeno. E poi in tempi diversi e per periodi molto più brevi anche Cesio Maggiore, Santa Giustina e Sospirolo. Di che numeri stiamo parlando? Beh, non di numeri altissimi, il che spiega alcune cose. Per esempio parliamo di circa 200 persone, il numero preciso è difficile da dare, le fonti da questo punto di vista non sono certe e sicure. Per esempio, a volte capita che il Ministero ordini il trasferimento di una persona in un determinato comune, ma poi non ci sono altre fonti che attestino che questo trasferimento è avvenuto. Per cui è difficile capire se la persona sia davvero arrivata e quando e per quanto tempo sia rimasta. Diciamo che è accertata l'arrivo di 196 ebrei e la presenza di 200, e adesso capiremo anche questa differenza andando avanti. 200 persone, diciamo innanzitutto che non sono tante, il che spiega anche la ragione per cui questa storia è poco nota, perché 200 persone in una provincia, seppure non tanto abitata come la provincia di Belluno, scompaiono sostanzialmente, anche perché sono appunto costrette a soggiornare in spazi definiti, ristretti, e quindi sono anche poco visibili. Per cui ancora oggi, se si parla con la gente, se ne sa molto poco. A Belluno, per esempio, se ne sa pochissimo. Belluno, infatti, non è un comune di internamento, anche se ci sono degli ebrei che si fermano qui alcuni giorni, a volte alcune settimane, in attesa di trovare una collocazione in uno dei comuni della provincia. Ma in altri comuni non possono andare. A Cortina, per esempio, non possono essere mandati. Perché? Perché Cortina è un comune troppo conosciuto, troppo noto, un luogo di villeggiatura. Quindi non è opportuno che le persone che arrivano a Cortina vedano degli ebrei stranieri in paese. Si cerca di mandarli dunque in luoghi abbastanza periferici, ma comunque sempre dove si trova una caserma dei carabinieri che possono verificare la loro presenza in loco. Ora, chi sono questi ebrei? Nella slide di apertura avete visto una serie di fotografie, sono quelle che sono riuscito a trovare. Non ne abbiamo di più, io non ne ho trovate di più. E purtroppo le storie che vi posso raccontare io si basano unicamente sui documenti pubblici, per cui per esempio tutto ciò che successe dopo, o quello che avviene prima, o i pensieri più intimi di queste persone, noi non li possiamo conoscere. Li possiamo ipotizzare attraverso i documenti che abbiamo, possiamo raccontare alcune storie, ma molta parte di questa vicenda resta oscura e probabilmente sarà molto difficile riuscire ad approfondirla veramente. Queste persone sono le più varie, sia da un punto di vista anagrafico, sia da un punto di vista sociale, abbiamo di tutto. Abbiamo giovani, abbiamo ragazzi, abbiamo dei bambini, anche di pochi anni, bambini che dovrebbero frequentare le scuole elementari e che invece sono internati. Abbiamo dei giovani studenti delle scuole superiori o dei ragazzi in età universitaria, abbiamo adulti, abbiamo uomini e donne, abbiamo anche persone anziane. Il più anziano, se non ricordo male, aveva 80 anni, il più giovane zero, nel senso che è nato qua. Questo è un esempio, la famiglia Auferber-Müller, sono tre persone, tre uomini. Hermann Müller era a Belluno già da un po' di tempo, adesso non ricordo precisamente quando sei arrivato, ma mi pare intorno alla fine del 41,
Ah, non ho detto questo, sì, quando cominciano ad arrivare? Forse è meglio fare una piccola digressione su questo. Il fenomeno, dicevo, inizia dopo l'invasione della Slovenia e in effetti l'internamento comincia, di queste migliaia di ebrei comincia nei mesi immediatamente successivi. E in provincia di Belluno cominciano ad arrivare nell'autunno del 41, settembre, ottobre, cominciano ad arrivare i primi gruppi, i primi nuclei di internati, e questo fenomeno continuerà in maniera alterna fino all'agosto, fino sicuramente a luglio del 43 e probabilmente anche all'agosto del 43, cioè nel periodo in cui già il Mussolini è caduto. Paradossalmente il fenomeno continua, c'è ancora il problema, è caduto il fascismo teoricamente, però c'è ancora il problema di gestire queste migliaia di persone che continuano a spostarsi attraverso l'Italia, e alcuni arrivano a Belluno da altri luoghi di internamento nel nostro paese, arrivano a Belluno in luglio, in agosto, e resteranno qui fino all'autunno di quell'anno, cioè del 43, poi dopo alcuni scompariranno, ma questa è la storia, questa è la parte finale della storia, ce la risolviamo per dopo. Ecco, Hermann Müller arriva alla fine del 41, i due congiunti sono due fratelli, Zvonimir Auferber e Veliko Auferber, sono due ragazze rispetto dell'immagine, hanno intorno ai 25-28 anni, insomma sono giovani, non sono, sembrano molto più adulti, insomma. Lo dico perché dopo, insomma, è legato a ciò che dirò dopo. Loro si trovano in realtà nel campo di concentramento di Ferramonti, e ad un certo punto chiedono di potersi riunire al loro zio che si trova a Sedico, e la cosa viene concessa. Perché viene concessa? Ecco, qui apriamo una questione interessante. Inizialmente queste persone vengono dislocate sul territorio nazionale, nei campi o nell'internamento libero, in maniera abbastanza disordinata, ossia i nuclei familiari vengono tranquillamente scompaginati, non si fa molto caso a questo, il che ricorda tante cose anche del tempo di oggi, insomma. Basta pensare ai campi in cui il governo statunitense chiude i migranti del Centro America dividendo i figli dei propri genitori. Dopo 70 anni non abbiamo fatto molti passi avanti. Fatto sta che appunto inizialmente le persone vengono divise, però c'è la richiesta di ricongiungersi. Ad un certo punto è lo stesso Mussolini a consentire questo, e la cosa non ha tanto una valenza, come dire, etica. Non c'è nulla di buono in tutto questo, è semplicemente una convenienza economica. Perché? Perché molte di queste persone sono in realtà prive di mezzi, di risorse, cioè non hanno denaro con sé. Chi ce l'ha lo utilizza un po' per volta, gli viene data appunto dalle autorità che le gestiscono, e utilizzano le proprie risorse, risorse che naturalmente vanno ad esaurirsi. Chi non ce li ha deve fin da subito dipendere da qualcun altro, e questo qualcun altro è naturalmente lo Stato italiano, che eroga sussidi a questi internati. Questi sussidi non sono molto alti, però sono una spesa per lo Stato, ovviamente, che ha necessità invece di evidentemente di comprimere le spese per questi internati e destinare le risorse ad altre cose, in primis alla guerra, ovviamente. Allora si pensa di ricongiungere i nuclei familiari. Perché? Perché in questo modo si avrà un risparmio per i sussidi, perché al padre di famiglia viene concesso un sussidio X, a sua moglie un sussidio leggermente più basso, agli eventuali figli un sussidio più basso ancora. Quindi, riunendo le famiglie si risparmia, perché altrimenti, lasciando le persone divise, separate, bisogna a tutte corrispondere il sussidio più alto. Quindi i fratelli Auferber, per esempio, ottengono il permesso di ricongiungersi con lo zio. Questa storia, questa vicenda, in realtà si ripete costantemente in tutta Italia, anche nel nostro territorio. Ma io ero partito da queste per raccontare appunto un po' la situazione familiare, e questi sono casi, e qui possiamo dire che i casi sono i più vari possibili. Abbiamo nuclei costituiti da tre persone adulte, due giovani e una persona un po' più anziana, però adulti, che si trovano assieme. Abbiamo anche situazioni più complesse, una famiglia, una coppia, marito e moglie, oppure una famiglia come la famiglia Schlesinger, che è estremamente più corposa. Ci sono il padre, la madre e poi sei figli, di età variabile, tutti però abbastanza grandi.
una di questi è Stella, lei aveva 21 anni. Oppure abbiamo, che ne so, questa coppia, Eugenio Mautner e sua moglie Elena Lukashka. Oh, i nomi sono tutti italianizzati, le autorità italiane, fasciste, italianizzavano tutti i nomi. Difficilmente si trovano i nomi veri di queste persone. E tra l'altro una delle difficoltà per ricostruire un database, un elenco di questi nomi, di queste persone, è proprio individuare i nomi, perché spesso l'autorità, i carabinieri, la questura, il ministero, li scrivono in maniera diversa, per cui la stessa persona ha 3-4 nomi diversi, 3-4 versioni del cognome, per cui è difficile anche individuare i nomi precisi. A loro ad un certo punto si ricongiungono il fratello di lui, Gerga Mautner, con la sua moglie, Frankl Silli, e insieme i due figli, Branko e Mikhailo. Quindi questo è un nucleo familiare che diventa di 6 persone, e quindi è ancora diverso. Oppure abbiamo gruppi di famiglie come gli Halpern e i Mandel, che sono famiglie diverse ma tenute insieme dal matrimonio di due persone di queste due famiglie, e quindi si formano dei gruppi che possono avere 10, 12, 15 persone, quindi situazioni estremamente variabili, con età, come dicevo, molto diverse, e anche condizioni economiche molto diverse. Abbiamo imprenditori, abbiamo persone invece di cui magari non sappiamo la professione, ma che in base alle dichiarazioni sulle proprie ricchezze sono evidentemente persone che non hanno un ruolo sociale particolarmente alto e evidente. Come si vive da internati? Ci sono vari aspetti che si possono trattare. Una breve pausa. Alba. Ore 16. Ore 16 devo finire? No, ore 16 pausa. Ah, ore 16 pausa. Organizzativamente, perché non l'abbiamo detto prima. E poi posso riprendere. Certo. Perché io sarei pronto a tenervi qua tutta la sera. Non lo farò. Avrò pietà. E che quando sarete stanchi me lo direte e chiuderò. E comunque, ci sono vari aspetti che si possono trattare. Abbiamo parlato dei sussidi. In effetti i sussidi sono un tema molto importante. Dei circa 200 ebrei che furono internati nella provincia di Belluno, è accertato che circa un terzo ottennero il sussidio. Degli altri non sappiamo, non è detto che non ce l'avessero, ma è possibile che lo avessero anche loro. Ecco qui, questo documento che arriva dal municipio di Agordo. Il sottoscritto Strauber Hermann, dovrebbe essere, ma manca l'H iniziale, internato civile di guerra, dichiara di aver ricevuto dalla tesoreria del comune di Agordo la somma di 355 lire per sussidio dal primo al 15 del corrente mese, siamo nell'agosto del 43. Appunto, il sottoscritto 135 lire, la moglie 75, i due figli 120 lire, più 25 lire di indennità di alloggio. Ecco che qui si spiega quello che dicevo prima. La moglie prende 50 lire meno del marito, i figli insieme prendono meno del padre. Unire le famiglie significa comprimere le spese, tra l'altro significa dover erogare una sola indennità di alloggio. La cosa naturalmente si replica per decine di persone e naturalmente viene tutto rigorosamente registrato. Il sussidio viene corrisposto sempre dal municipio, che poi viene, diciamo così, rimborsato dal ministero con denaro, appunto, che arriva da Roma. Naturalmente il sussidio non viene corrisposto a chiunque e in maniera indiscriminata. Si fanno sempre verifiche, si appurano le condizioni delle persone. Ho bisogno del sussidio e presento la mia domanda. La mia domanda io la indirizzo al podestà o al questore o al prefetto. Benissimo. Podestà, questore o prefetto manderanno la mia domanda a Roma. A Roma si informeranno presso altre autorità, per esempio il luogo da cui io sono arrivato. Sono stato fermato a Lubiana. Benissimo. Contatteranno le autorità di Lubiana, le quali dovranno fare le loro indagini per verificare se questa persona effettivamente è privo di risorse. Se risulta che è privo di risorse, verrà risposto in questi termini a Roma, e Roma scriverà nuovamente alle autorità bellunesi per ammettere che Enrico Bacchetti ha diritto al sussidio. Naturalmente
Dal momento in cui parte la richiesta al momento in cui si arriva a una risposta, intanto passa e corre del tempo. Questo è un problema per il sussidio ed è un problema anche per altre questioni, come vedremo tra poco. Ma naturalmente tutto deve essere verificato in maniera puntuale e precisa. Il sussidio è spesso l'unico modo per cui questi ebrei hanno la possibilità di campare. Però oggettivamente il denaro che veniva dato loro era insufficiente a garantire condizioni di vita adeguate, a potersi permettere ciò che serviva. È una delle ragioni questa per cui diverse persone chiedono di poter andare a lavorare. Qui abbiamo due esempi, ho portato due documenti che affrontano questo tema. Il primo, questo a sinistra, è relativo a Ferdinando Halpern, figlio di Leopoldo, internato a Selico. È la minuta di un documento che si conserva all'archivio centrale dello Stato e arriva dal Ministero degli Interni. Il Ministero degli Interni, rispetto alla domanda presentata da questo internato, scrive: nulla osta che l'internato in oggetto sia autorizzato a recarsi in cotesta città, ossia Belluno, due volte alla settimana per ragioni di lavoro in qualità di pellicciaio presso la ditta Parizzi, che molti di voi conosceranno, l'hanno sentito sicuramente nominare. Questo Ferdinando Halpern dunque prese lavoro a Belluno due volte alla settimana, appunto, come dipendente della ditta Parizzi. Non è l'unico caso, ce ne sono diversi altri. C'è chi ottiene il diritto di andare, l'autorizzazione di andare a lavorare in una segheria a Selico. Qualcun altro lavora nelle occhialerie in Cadore. C'è poi quest'altro esempio. Questa è una lettera in cui si chiede in realtà un trasferimento, ma è legato al tema del lavoro. Questa istanza viene prodotta da Natale Cass, internato con la famiglia a Quero. Prega gentilmente la signoria vostra illustrissima di voler trasferirmi assieme alla mia famiglia a Feltre o Pedavena per i seguenti motivi. Quali sono i motivi per cui chiedo il trasferimento? Sono internato da 2 anni con la moglie e 2 figli di anni 20 e 17. Siccome loro ricevono lire 3 di sussidio al giorno, non sono più in grado di mantenerli e sono quasi costretto di fare debiti. Il mio figlio maggiore, Gustavo, ha finito gli studi di odontotecnico, è qui a Quero e qui a Quero non c'è possibilità di lavoro. Ho saputo che il gabinetto dentistico del dottor Palminteri di Feltre ha urgente bisogno di un meccanico e mi sono rivolto al dottor Palminteri, il quale è disposto ad assumerlo subito. Questa famiglia dunque chiede di essere trasferita per consentire al figlio di potersi recare giorno per giorno a lavorare presso lo studio dentistico del dottor Palminteri, che poi ritorna in realtà in molti documenti quale medico curante per diversi ebrei che hanno problemi e hanno necessità di cure dentarie. Dunque si chiede di poter lavorare e questo documento ci spiega anche perché in molti casi c'è un problema di denaro, il denaro non è sufficiente per mantenersi. Ci sono forse anche altre questioni, altri aspetti da tenere presente. Poter andare a lavorare significa avere relazioni con altre persone, cosa che la legge impediva. Tu non potevi andare al bar, metterti là e chiacchierare con le persone del paese e fare conoscenza. Però se lavori, lo puoi fare. Quindi è un modo anche per socializzare il lavoro. È anche un modo, probabilmente, per dare normalità alla propria vita. Cioè per non sentirsi, come si sente qualsiasi disoccupato peraltro, un sacco vuoto, un relitto della società. Quindi sono probabilmente diversi gli aspetti che interagiscono e che intervengono nello spingere queste persone a chiedere la possibilità di andare a lavorare. Ma certamente l'aspetto economico è primario. In linea di massima il Ministero autorizza l'impiego di questi ebrei in luoghi di lavoro presso italiani, presso puri ariani ovviamente, secondo il metro fascista. Però anche qui
si fanno le opportune verifiche. Si verifica se effettivamente il datore di lavoro ha bisogno di una persona, se effettivamente ha bisogno di quella persona, se quell'ebreo può essere utile davvero in quel posto di lavoro. Soprattutto si verifica che l'impiego di questo ebreo non pregiudichi l'impiego di bellunesi, ossia che non si tolga il lavoro alla gente del posto. È un problema di equilibri sociali, ovviamente. È un problema che naturalmente noi conosciamo molto bene, perché è un problema anche dei giorni nostri, no? A partire dagli slogan di prima gli italiani, su cui non voglio porre pregiudiziali, ma voglio dire, è lo stesso metro, no? Pensare prima a chi vive in un determinato territorio, ed è evidente che per uno Stato, per un governo, è primario assicurare il benessere e la tranquillità della vita dei propri cittadini, è evidente. Lo Stato italiano in questo caso lo fa e si sincera che non si porti via lavoro alle persone del posto. Il tema del lavoro è un tema importante, ma non è l'unico che riguarda la vita degli internati. C'è anche il problema delle cure mediche. Abbiamo di fronte persone, come tali, persone che si possono ammalare. Sono diversi gli esempi, veramente tanti. Ci sono persone che chiedono di potersi recare a Padova perché hanno bisogno di scarpe ortopediche. Ci sono persone che vengono ricoverate perché hanno malattie più varie, una persona per probabilmente un infarto, non si capisce bene dai documenti, ma probabilmente è sicuramente un problema cardiaco, probabilmente un infarto. Ci sono persone che si ammalano e che hanno bisogno di essere curate, alcune chiedono addirittura di essere trasferite in zone più adatte da un punto di vista climatico, o all'interno della provincia, o addirittura fuori provincia. In certi casi questi trasferimenti vengono accordati, sempre naturalmente in seguito alle opportune verifiche e ricerche, in altri casi no. In generale, per le cure mediche sul territorio bellunese, che richiedono spostamenti all'interno del territorio bellunese, le autorità italiane non mettono troppi paletti, non creano troppi problemi. In gran parte si tratta di cure legate a problemi dentari. È il caso di questo documento del municipio di Mel. Il commissario prefettizio, in quel momento non c'era potestà a Mel, siamo nel settembre del 43, il primo settembre del 43, quindi alle soglie dell'armistizio, quindi anche del cambio di regime nel bellunese, perché poi insomma dal 10 settembre Belluno entra a far parte della zona d'operazione delle Prealpi, quindi sarà sottoposto all'autorità tedesca e al controllo militare delle SS sostanzialmente. Allora il commissario prefettizio dice: vista la lettera della Regia Questura di Belluno in data 2 maggio 1943, autorizza l'internato civile Halpern Hinko, il fratello della Halpern che ottiene l'autorizzazione a lavorare presso la ditta Parizzi, a recarsi a Belluno per cura dentaria. Connotati, statura 1,62 m, corporatura regolare, occhi castani, una breve descrizione. Perché questa descrizione? Perché questo funge da documento d'identità. Non gli viene restituito il documento d'identità, ovviamente. Viene preparato questo foglio, che ha la validità di una giornata, ovviamente. Cioè, serve per quella specifica questione. L'internato viene dotato di questo documento e con questo autonomamente prenderà l'autobus da Mel e si recherà a Belluno per la cura dentaria. Ma arrivato a Belluno dovrà recarsi immediatamente in questura, farsi apporre un timbro o dimostrare di essere arrivato, andrà a fare la cura, tornerà in questura, dichiarerà che sta per tornare a Mel, salirà sulla corriera e tornerà a Mel. E poi il foglio verrà ritirato, ovviamente, tanto è vero che lo conserviamo ancora oggi nell'archivio. Appunto, visto arrivare e ripartire, che è la scritta che c'era all'inizio. Primo settembre 1943, vista la lettera del 2 maggio del 1943.
questa persona ha aspettato 4 mesi prima di potersi andare a curare. Se aveva davvero mal di denti, deve aver sofferto per un bel pezzo. Perché? Perché ancora una volta la richiesta va a Roma e prima che Roma risponda ci vuole del tempo. Anche perché non si deve occupare solamente appunto di Halpern Hinko, ma di migliaia di ebrei che sono internati in Italia. E sono migliaia le istanze, i problemi e le questioni da affrontare giorno per giorno. Quindi capita di dover aspettare anche dei mesi per curarsi. Se la questione è molto urgente, allora il ricovero viene fatto d'imperio, viene autorizzato dal podestà o dai carabinieri, dalle autorità del posto, della provincia, dopodiché si scriverà al ministero e il ministero si limiterà a ratificare qualcosa che è già avvenuto. Ma questa libertà le autorità bellunesi, come le autorità di qualsiasi altra provincia, se la prendono solo in casi estremi, particolarmente urgenti. Se una persona sta molto male e ha bisogno di un intervento chirurgico, allora sì, si fa una cosa del genere. Se invece può aspettare, aspetta. Freud Carlotta, internata a Feltre, ottiene questa risposta. Il Ministero dell'Interno, con dispaccio del 15 andante, siamo nel luglio del 43, 28 luglio, di nuovo, Mussolini è appena caduto, però il problema resta in piedi, la gestione, cioè la caduta di Mussolini non significa la fine né del regime né della politica del regime, non è che cambia dalla notte al giorno improvvisamente la cosa, no? Il problema della gestione di questi ebrei continua e persiste anche nei mesi successivi. Benissimo. Il ministero ha autorizzato il ricovero in ospedale della soprascritta internata per sottoporsi a intervento chirurgico a spese dello Stato. Ecco, le spese, sulle spalle di chi ricadevano le spese per le cure mediche? Laddove l'internato avesse del denaro nelle proprie tasche, nelle proprie disponibilità, allora era lui stesso a pagarsi le spese mediche. Nel caso in cui invece non fosse dotato di, non avesse del denaro, ecco che ancora una volta la spesa gravava sulle casse dello Stato. È una delle ragioni per cui appunto prima di autorizzare una visita di qualsiasi tipo, una cura dentale di qualsiasi tipo, le autorità si prendevano tutto il tempo necessario per verificare che questo fosse davvero necessario. Per esempio, chiedevano al medico del paese di andare a fare una visita a questa persona che chiedeva, che ne so, la cura dentaria, per verificare se davvero avesse dei problemi ai denti e se davvero fosse necessario mandarlo dal dentista. E infatti si trovano spesso dei documenti firmati dai redatti e firmati dai medici dei paesi che attestano che sì, questa persona ha bisogno di cura dentaria e non essendoci il dentista qui a Mello o in qualsiasi altro comune, è opportuno che vada a farsi curare a Belluno, a Feltre o dove il dentista si trova. I trasferimenti. Uno dei temi importanti è quello dei trasferimenti, perché queste persone non stanno fisse in un posto. Abbiamo detto a Belluno passarono all'incirca 200 persone, però appunto passarono, non furono mai presenti contemporaneamente 200 persone. Arriva un primo gruppo, 4, 5, 10, poi ne arriveranno altri 10. Poi magari di questo nucleo di 20 persone alcune vengono trasferite a loro volta o all'interno della provincia o fuori provincia, in altri luoghi. Quindi c'è un continuo via vai di persone, che è un'altra ragione per cui di questa storia resta poca memoria, perché non sono tante le persone che si fermano a lungo. Ci sono persone che sì che si fermano 1 o 2 anni, ma altre persone che si fermano magari pochi mesi, per cui sono veramente un passaggio fugace di cui non resta ricordo nella popolazione. I trasferimenti avvengono per varie ragioni. I trasferimenti obbligati,
Poi ci sono i trasferimenti richiesti, eh? Ci sono persone che chiedono di essere trasferite per ragioni di salute o per altri motivi, dopo lo vedremo. I trasferimenti obbligati dipendono essenzialmente da tre fattori. Primo, la carenza di alloggi. Torniamo alla storia dei due fratelli Auferbere e dello zio Hermann Müller. Questo è il documento della Regia Prefettura di Belluno. Siamo nel marzo del 42, il 26 marzo del 42, e così dice il testo, che è inviato, la lettera è inviata al Ministero degli Interni e anche al campo di concentramento di Ferramonti e per conoscenza alla prefettura di Cosenza. Provenienti dal campo di concentramento di Ferramonti, di Tarsia, in data 24 corrente, cioè 24 marzo 42, sono giunti a sedi con gli ebrei indicati in oggetto, che sono appunto Auferbere Berico di Alessandro e il fratello Zvonimiro. Poiché in detto comune non vi è possibilità di trovarvi alloggio in abitazioni private, i predetti il giorno successivo, immediatamente, sono stati dal podestà di Sedico muniti di foglio di via obbligatorio e avviati al comune di Longarone, ove in pari data e per lo stesso motivo è stato avviato anche il loro zio Müller Hermann, argomento di lettera a parte. Nei confronti dei predetti è stata disposta la prescritta vigilanza. Dunque questi arrivano e immediatamente non c'è posto per loro. Hanno ottenuto il permesso di ricongiungersi allo zio e quando arrivano il posto però non c'è. Non lo so, forse lo zio, i documenti non ce lo fanno capire, forse lo zio si trovava in una casa troppo stretta, un alloggio troppo piccolo per ospitare tre persone, non se ne sono trovati di più grandi in comune e quindi immediatamente vengono trasferiti. Questo avviene spesso, cioè spesso, avviene più volte, per carenza d'alloggio. Capitato per esempio, non so se ho messo, non ne ho caricato un altro, Amel, mi pare fosse Amel, sì, il proprietario di un'abitazione che aveva messo a disposizione di questi ebrei, a un certo punto chiede che questa abitazione sia resa vacante, sia resa libera, gli sia restituita. Perché? Perché deve sposarsi e ne ha bisogno per andare a vivere con sua moglie. E quindi lì si innesta un altro problema, bisogna ricollocare altre persone. Sul collocamento di queste persone vale la pena dire qualcosa. Queste persone arrivavano e dove venivano sistemate? Essenzialmente in case private, talvolta ma molto raramente in albergo. C'è un gruppo familiare, tre persone, dopo lo incroceremo, che vive ad Agordo all'albergo Roma. Esisterà ancora l'albergo Roma ad Agordo, non ho idea. Esisteva l'albergo Roma e loro stavano là e risiedettero lungo tempo, un paio d'anni, proprio all'albergo Roma. Ma di solito andavano in case private. Ora, non è che i proprietari mettessero a disposizione queste case liberamente e gratuitamente, ovviamente. Ricevevano un corrispettivo, venivano affittate sostanzialmente. Ecco perché nei sussidi era prevista l'indennità di alloggio, perché quella cifra andava a coprire le spese di affitto, diciamo così, dell'abitazione in cui questi ebrei dovevano obbligatoriamente risiedere. I trasferimenti però non avvengono solo per questa ragione, ma anche per altri motivi, per esempio per eccessiva familiarità. Qui porto due esempi. Il primo riguarda sempre gli Auferbere, che sono veramente un prototipo. È passato un anno rispetto al trasferimento precedente da Sedico a Longarone e siamo nel febbraio del 43, prima era il marzo del 42, no? Questura di Belluno che scrive al podestà di Guero e al podestà di Longarone. In riferimento alla lettera sopra distinta, va bene, la numero eccetera, si comunica che gli Auferbere furono trasferiti da Longarone a Guero perché colà, a Longarone, si vedevano spesso in compagnia di persone del luogo, l'eccessiva familiarità, tenendo rapporti di eccessiva cordialità con alcune signorine. Il Müller invece non ha dato luogo ad alcun rilievo, ma ha seguito la sorte dei sopraddetti suoi nipoti.
gravissima colpa di questi giovani di 25 anni, girano per il paese, non hanno nulla da fare, vedono delle belle ragazze e cercano di attaccare discorso. Come è abbastanza semplice immaginare che possa accadere. Ma è una cosa assolutamente inaccettabile, è una cosa che non si può ammettere. Questi sono ebrei, sono pure stranieri, chissà, probabilmente non parlavano neanche l'italiano, avevano imparato o stavano imparando qualche parola della nostra lingua, noi non lo sappiamo. Però, insomma, quando si tratta di avvicinare una ragazza, anche se è straniera, in qualche modo basta avere un po' di coraggio e qualcosa si riesce a tirar fuori, a fare. Ma è gravissimo se sei un ebreo, non può succedere. In Italia vigono le leggi razziali, questi sono stranieri, sono ebrei, sono internati, e gli ebrei non possono essere assimilati agli ariani, e gli italiani sono ariani. E quindi i due ragazzi devono andarsene dall'Ungarone. Due considerazioni su questa vicenda. Primo, se questi ragazzi sono stati visti in compagnia di ragazze, vuol dire che le ragazze non erano così spaventate da questi ebrei, perché se io passo per la strada, provo a attaccare discorso con una ragazza, ma questa ragazza non mi dà corda, finisce tutto là e nessuno se ne rende neppure conto. Se invece la cosa arriva alle orecchie dell'autorità, vuol dire che la vicenda magari si è ripetuta più volte. Quindi vuol dire che ci sono delle ragazze che davano corda, magari non è che necessariamente dovessero flirtare con questi ragazzi, ma magari stavano lì a chiacchierare. Il che dimostra dunque che non tutti gli italiani consideravano gli ebrei come dei diavoletti con la coda e le corna. Ma in secondo luogo è evidente che c'è qualcuno che se n'è accorto e che ha denunciato il fatto. Spia, chiamiamolo come vogliamo, qualcuno che evidentemente ha voluto rilevare questo e renderne edotte le autorità. Saranno stati gli stessi carabinieri che l'hanno visto e che quindi nella loro veste hanno dovuto denunciare la cosa? Saranno stati dei cittadini? Purtroppo le carte non ci aiutano a capire questa cosa, è una vicenda che non riusciamo a risolvere. Però è evidente che da una parte abbiamo delle ragazze che dialogano con questi ragazzi e dall'altro qualcuno che denuncia questa situazione. E quindi abbiamo due tipi di italiani. Il secondo esempio non è meno bello, anzi lo è forse ancora di più. Questa è una lettera. Voi, a voi non dispiace se io vi leggo i documenti così, perché io parto da questi perché mi sembrano molto significativi e credo che aiutino a comprendere il fenomeno molto più che discorsi solo generali. Questa è una lettera inviata da Arthur Heller, ebreo polacco, internato ad Acorto, appunto all'albergo Roma, quello di cui parlavo prima. Non è la lettera originale. La lettera originale ce l'abbiamo, però è in lingua straniera. Noi abbiamo la versione in italiano. Come mai abbiamo la versione in italiano? Per quello che dicevo prima, tutta la posta che arrivava agli ebrei o che gli ebrei facevano partire veniva censurata, veniva aperta. Da Agordo, Arthur Heller scrive negli Stati Uniti. Agordo, 5 aprile 43. Stimatissimo signor ingegnere, ho saputo il vostro indirizzo dal signor Magister e mi permetto di importunarvi con una preghiera assai grande. Noi siamo internati qui. Mio figlio prende lezioni da una signora che si comporta sempre assai amichevolmente con noi. Sul tema dell'istruzione dei ragazzi ci ritorneremo dopo. Il loro figlio prende lezioni da una signora di Acordo. Si sposò l'anno scorso, suo marito è partito dopo le nozze per la Russia, l'Armir, no? L'armata militare di Russia. E là faceva il medico con 50 soldati italiani feriti. Il 18-20 gennaio a Popovska, distretto del Don, fu fatto prigioniero. Ora, la signora vorrebbe far conoscere a suo marito, con urgenza, che lei e i suoi genitori sono sani e col morale buono, poiché si temono che lui sarà in apprensione in prigionia e si troverà scosso moralmente, pensando che sua moglie ignori la sua sorte, credendolo fosse morto.
lasciamo stare la consecutio tempo del traduttore, ma insomma il discorso è chiaro. La moglie vuole far sapere al marito che sta bene. Naturalmente non è così. La moglie vuole sapere, in realtà, sì, vuole scrivere che sta bene, ma vuole nello stesso tempo la risposta, vuole sentire come sta il marito, è ovvio, no? Ma questo poco importa. Le generalità di lui sono Guido Valle, medico chirurgo, sottotenente medico, nono reggimento Alpini, battaglione Vicenza, 61esima compagnia, divisione Iulia. Mi piacerebbe assai di essere utile alla signora. Vi prego di informarmi in ogni caso se voi potete interessarvi in questa occasione. Non c'è alcuna possibilità per la signora Valle di mettersi in relazione con suo marito tramite la locale Croce Rossa. Sarei molto lieto di sentire di voi, della vostra vita, del vostro lavoro, eccetera, eccetera. Allora, che cosa ci racconta questa storia? Ci racconta di un ebreo polacco, Arthur Heller. Arthur Heller era partito dalla Polonia agli inizi degli anni 20 ed era arrivato a Lubiana. Era dipendente di una ditta. Decide a un certo punto negli anni 20 di aprire una propria ditta di confezioni. Comincia a fare abiti, ha una ditta che ha successo, diventa molto ricco. È un imprenditore illuminato, potremmo dire così. Paga molto bene i suoi operai, tutti gli anni a Lubiana, pur essendo lui sloveno d'adozione, diciamo così, essendo lui polacco, tutti gli anni a Lubiana dona borse di studio a studenti meritevoli ma che non abbiano denaro. Insomma, un imprenditore illuminato che ha ottenuto tanto dalla vita e che vuole restituire qualcosa agli altri. Una persona generosa, potremmo dire. Perché dico questo? Beh, lo ricaviamo da altri documenti che noi che possediamo che si trovano a Roma. Perché dico questo? Perché questo suo modo di essere lui lo trasferisce, lo porta con sé anche ad Agordo. Si trova ad Agordo. È internato di fronte a degli italiani che rappresentano uno Stato che l'ha costretto in queste condizioni di semiprigionia. Potrebbe tranquillamente odiare gli italiani, nessuno glielo potrebbe rimproverare oggi, no? E lui che cosa fa? Lui entra in relazione con una signora, conosce i problemi di questa signora e cerca di interessarsi con un amico che si trova negli Stati, un conoscente che si trova negli Stati Uniti, per aiutare questa signora. In cambio della gentilezza che questa signora dimostra nei suoi confronti, seguendo il figlio nella sua istruzione. Allora, questa lettera, ancora una volta, ci parla di persone, non di ebrei e di ariani, ma di persone. Cioè, di esseri umani che si incontrano e che non vedono stelle di David, non vedono nasi aquilini, corna o code, vedono esseri umani di fronte. E se possono si aiutano. Lei aiuta loro nell'istruzione del figlio, lui cerca di aiutare lei scrivendo negli Stati Uniti ad un suo conoscente. Perché forse attraverso la Croce Rossa degli Stati Uniti, che è alleata dell'Unione Sovietica in questa guerra, si potrà sapere qualcosa di questo Guido Valle, che io non conosco, non ho seguito la sua storia, dovrei seguirla, dovrei informarmi anche di questo. Ancora una volta, quello che emerge è la differenza tra la rappresentazione del cittadino che vuole la legge e il cittadino vero. La legge vuole un tipo di italiano, e quel tipo di italiano è non solo fascista, ma anche razzista. E dall'altra ci sono degli italiani che, non so se siano fascisti, non lo sappiamo, ma che forse razzisti non sono. Sì, e quindi prego. Questo argomento. Ok.